quando prendi 4 gol è normale che qualcosa non ha funzionato, ma al di là di quello credo che il Bari abbia sfruttato tutte le grandi qualità individuali dei suoi attaccanti, quindi a ogni tiro in porta vuoi il primo per una leggera deviazione di Pisacane, la seconda su una ripartenza fulminea e quindi tornare a casa dopo una grandissima prestazione con 4 gol sul groppone, insomma credo sia la partita non abbia detto questo, però chi vince ha sempre ragione, bisogna fare i complimenti comunque al Bari che ha disputato una buonissima gara, però la partita l'abbiamo fatta noi e qualche gol anche. Sicuramente il gol di Comi poteva essere regolare, sembrerebbe forse col naso in fuorigioco, quindi è stato veramente bravissimo, bravissimo. Il rigore credo che non ci sia, quello del 4-2 che ha chiuso la gara, può darsi che sia influente, però mancava ancora qualche minuto e mi sembra che il terzo gol è regolare, quindi non è questo, ripeto, una partita giocata. Siamo partiti molto bene noi e il Bari è andato in vantaggio. Abbiamo avuto l'occasione per pareggiare, il Bari ha raddoppiato, l'abbiamo raperta nel momento in cui potevamo impensierirla, abbiamo preso il terzo gol, avrebbe ammazzato un toro, invece i ragazzi non si sono scomposti, hanno fatto il 3-2 e poi credo che Donnarumma, se è stato il migliore in campo, credo ci sia un motivo.